Sala chirurgica. Dopo la discussione della tesi, nel silenzio attento della sala affollata di parenti ed amici, il presidente della commissione, il decano della facoltà, mi consegnò la pergamena del giuramento di Ippocrate. Il cuore mi batteva forte. Per un attimo provai lo smarrimento di quando nell'anfiteatro chirurgico assistetti per la prima volta ad una procedura medica cruenta. Intorno a me cambiava tutto lentamente. Avevo la sensazione di trovarmi in un altro luogo dove si svolgeva una funzione sacra a cui ero stato ammesso a partecipare. Intorno si udivano voci confuse, poi solo quella del chirurgo che si rivolgeva ai tanti che scoprivo vicini. Sembrava di essere tutti insieme, presenti gli uni agli altri e nello stesso tempo distinti e separati. Questa condizione mi trasmetteva una gioia grande e sconosciuta. Avvertivo l'importanza del momento e il bisogno di trattenere nella memoria il maggior numero di particolari. Poi tutto svanì dolcemente, ritrovai i limiti angusti dell'anfiteatro della sala chirurgica dove l'intervento terminava. Guardai il grande orologio alle mie spalle. Erano trascorse quasi 2 ore da quando ero entrato in quel luogo e non avevo percepito il passare del tempo. Gli anni successivi alla mia prima esperienza chirurgica passarono rapidi e sicuri. A ritmo regolare superai gli esami che mancavano al termine degli studi e nella tarda mattinata di un giorno di luglio conseguì la laurea in medicina e chirurgia. Cominciai così a percorrere la strada in salita della medicina e dopo 30 anni sono diventato primario di chirurgia generale. Ma il mio lavoro continua ancora giorno dopo giorno ad invitarmi, ad obbligarmi, a stimolarmi e a stremarmi. Ho incontrato tante persone sofferenti, mi sono accompagnato a loro nella vita e nei paraggi della morte, con interesse e rispetto, simpatia e stupore, affetto e pazienza, superando talvolta l'insofferenza e molto spesso la stanchezza. Ho imparato molto dai pazienti, tanti esseri umani di ogni età e condizione che hanno cercato un medico per risolvere un loro piccolo o terribile problema e mi hanno trovato, mi hanno costretto ad imparare e a correggermi. Hanno arricchito la mia vita con il loro esistere. Di alcuni ricordo il loro viso, i nomi, le circostanze. Di altri, che sono i più, conservo insieme i segni e il senso dell'esperienza a cui mi hanno chiamato con la loro speranza di un aiuto. Commento. Molti medici sono materialisti perché sono in continuo contatto con la materia e con il dolore. Eppure anch'essi potrebbero trarre scatti evolutivi da questo contatto tenace. I maestri immateriali ripetono che potrebbero servirsi anche dei fatti più insignificanti, che sono normalmente appannaggio della medicina e che si incontrano negli ospedali. C'è il malato, per esempio, il quale deve essere operato e viene posto in narcosi. Questi balbetta e parla di cose apparentemente allucinatorie che a un chirurgo che non è intimamente chiuso all'ipotesi della trascendenza potrebbero offrire dei dati significativi. Altri in narcosi parlano in lingue sconosciute e accennano a fatti che non sono avvenuti nella loro vita. Tutto ciò sfugge quasi sempre a un medico di media evoluzione. La medicina è quella che cura lo spirito, non solo il corpo. Il vero medico è quello che sa riparare i danni prodotti nel corpo dallo spirito inquieto. Ma molti medici con tanta scienza oggi poco sanno di tutto ciò, e già è molto se riescono a tappare le falle che il loro spirito inquieto produce nel loro veicolo fisico. I maestri immateriali non si stancano di ripetere che l'uomo non è solo carne, è principalmente spirito, prima di essere carne, e curare la carne prima di curare lo spirito, senza toccare lo spirito e cercare di contenere l'effetto, senza rimuovere la causa.